Crostini golosi con salsiccia, sigla! La lavagna dello chef presenta... I crostini con salsiccia. Per realizzare la nostra preparazione occorreranno 50 g di certosa, 100 g di ricotta e una salsiccia. Cominciamo tagliando il pane. Quelle più belline le dividiamo in due. Con questa porzione ci vengono circa 9 crostini. Noi in famiglia siamo in 3, quindi come antipasto va benissimo 3 a testa. Ci riusciremo a metterle a posto? Sì. Ok, in un piccolo contenitore mettiamo la certosa, poi aggiungiamo la ricotta e infine ci mettiamo la salsiccia priva del budello, sbudellata. Via, scoliamo tutto. Il preparato lo andiamo a stendere sui nostri crostini. Molto bene. Dopo aver mescolato, questo è il risultato. Prendiamo il pane e spalmiamo ogni crostino con il preparato. Non siate avari. Una bella porzione. Eccoci amici, i nostri crostini sono stati guarniti con tutto il preparato e adesso le andremo ad adagiare nella teglia foderata di carta forno. Bene, posizioniamo i crostini sulla carta forno e inforniamo nel forno preriscaldato a 240 gradi per 10 minuti. Controlliamo i crostini. Eh sì, sembrano pronti. Lasciamoli qualche altro secondo per l'ultima doratura e sono pronti. Eccoli qui, che spettacolo. Buon appetito. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale e lasciate un like e condividete. Ragazzi, siamo in estremo ritardo. 12:35, arriva la signora e mi brontola. Mammina, ho dato anche un'altra appizzata alla tovaglia. E chi la sente? Vabbè. Oh, via. Il nostro non lo devo dire!